Allora ragazzi, oggi nuova zona di ricerca, questa volta a mano un po' di Mudlark. Oggi qua siamo sulle rive del lago di Varese. Ah, ti faccio vedere, guarda cosa ho trovato. Ah, guarda che belle. Allora, prima ti faccio vedere questa, guarda. È una boccetta di olio di ricino, purtroppo da una parte è rotta, guarda. Questa purtroppo si è spaccata e dopo adesso proprio 2 minuti fa ho trovato questa boccetta dove non c'è scritto niente, anche lei c'ha la testa un po' rotta, ma sotto c'è scritto, aspetta, 75. Lo vedi? Sai tu che cos'è questa cosa? Hai idea? 75. Adesso io faccio piano, non voglio rompere quell'altra. Allora, proviamo a continuare un attimino qua sulle rive. L'altra l'ho trovata sotto questi sassi qua, questa qua sopra, appena appena sotto lì, pensa te. Attenzione qua, attenzione qua, attenzione qua. Questo, aspetta che appoggio questi. Questo è succo di frutta. Guardate com'è tutto zigrinato sopra qua. La 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 la. Fammi vedere. Non c'è scritto nulla. Non si vede, guardate com'è zigrinato qua sopra. Guardatelo. Questo bello, sembra un succo di frutta, eh. È molto fine il vetro, eh. Però zigrinato così non li ho mai visti. Anche questo viene a casa. Eccolo qua. Guarda, 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 guarda cosa ho trovato, guarda, 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 guarda. Guarda, lo vedi, lo vedi, lo vedi, lo vedi, lo vedi, guarda, 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 guarda. Oh, che bello! Ah, aspetta che c'è dentro la melma, questo non lo posso mettere in tasca. C'è dentro la sabbia. Aspetta, guarda che bello. Aspetta che mi metto qua. Se riesco a dargli una pulita. Guardalo qua. Giusto per farti vedere cosa potrebbe essere, ma sembra non ci sia scritto nulla. Aspetta, no, sapete voi che boccetto potrebbe essere? Questo non è neanche rotto, guarda che bello che è. No, neanche sotto vedo niente. Poi magari una volta che l'ho lavato ti faccio vedere tutte le foto, pensa te. Allora, appoggio qua questi, guardate cosa ho trovato. Guardate cosa ho trovato. Guardate qua. La vedi lì? Vediamo di non spaccarla. Ah, dovrebbe essere una bottiglia di Coca-Cola. Aspetta, che non voglio spaccarla. Vieni, 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 del Marco. Grazie. Oh, guardala qua. Bellissima. Guardala qua. Cazzo, Coca-Cola, guardala qua. Le bottiglie verdi della Coca-Cola, ragazzi. Guarda che spettacolo che è. Fammi vedere se riesco a pulirla. Cos'è che c'è dentro? La sabbia. Allora, sono riuscito un po' a pulirla. Fammi vedere al sole. Vediamo. Guardala che bella. Cos'è che c'è scritto lì? Coca-Cola. No, nome e bottiglia marchiato. Aspetta un attimo, mettila così. Se riesci a vederla, poi ti faccio la foto bene dopo, eh. Questa è intatta, non si è neanche rotta. Questa minimo è anni 50, quella cosa qua. Almeno. Almeno anni 50. Allora, siamo tornati dove c'è la darsena iniziale. Allora, questa è la boccetta di olio di ricino, ragazzi. Questo dovrebbe essere una boccetta del succo di frutta. Dopo vanno puliti, vediamo se c'è scritto qualcosa. Questa non lo so, guardate questo qua, mignon, che bello che è. C'è questa qui dove sotto
c'è scritto il 75, adesso ho provato, me la sono messa in tasca, ma ha un odore strano dentro. E dopo guardate qua che bella bottiglia di Coca-Cola verde, non ce l'avevo, io ne ho tre trasparenti, ma questa qui è proprio bella, questa è proprio veramente bella verde. Aspetta, ok, dopo te la lavo bene, ti faccio le belle foto. Adesso faccio qualche foto qua ad Arsena. Questa secondo me potrebbe essere anni 50, quella cosa qua, 60 al massimo. Bella verde, eccole qua. Oggi abbiamo trovato queste 5 belle boccettine di vetro. Ciao.